Salve a tutti amici, ma soprattutto amiche del web, Per la rubrica Ne parliamo insieme, discuteremo di una notizia di cronaca nera. Eh sì, per la precisione ci troviamo a Frattamaggiore. Gioielliere spara e uccide un rapinatore. Panico tra la folla. Prima di continuare, iscriviti al canale. È molto importante iscriversi al canale. Una volta che ti sei iscritto al canale, avrai sempre una notifica dei prossimi video, e specialmente di questo video. Mi raccomando, fai la cosa giusta, iscriviti. Vi voglio in massa. Maggiore. Rapina finisce nel sangue alle porte di Napoli. I banditi entrati in azione con delle maschere di Hulk. Un malvivente viene bloccato da un poliziotto fuori servizio. Matteo Salvini, siamo con il gioielliere. Frattamaggiore, per la precisione, ci troviamo alla gioielleria di Corso Dante. Il titolare della gioielleria fa fuoco uccidendo uno dei banditi. Quello che penso io è sbagliato fare una cosa del genere. Ci vuole una legge che tuteli per chi ha un negozio e entrano per rapinarti. Bisogna essere tutelati, ma da come sto vedendo nessuna tutela. Ed è questo, è molto sbagliato, purtroppo non va bene. Ormai ognuno fa ciò che vuole. Vi terrò aggiornati sulla vicenda. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Lascia un bel like, condividiamo il video sui social. Un saluto a tutti dal vostro amico Vin. Al prossimo video.